Il pescatore di perle. Fatti, storie, personaggi da conoscere o ricordare. Di Carlo Albertazzi. Bentrovati, gentili ascoltatori. La data dell'8 maggio forse non è nella mente di tutti, eppure è una ricorrenza di grande valore storico per le nostre istituzioni. In quel giorno, di 75 anni fa, infatti, si svolge la prima seduta del Senato della Repubblica. L'Italia, uscita dalla dittatura e dall'inferno della guerra, rinnova le proprie istituzioni e Senato e Camera riprendono la propria attività. Ma per la Camera Alta c'è una fondamentale novità, essendo divenuta con la Costituzione assemblea elettiva, nominata dunque a suffragio universale. Qualche giorno fa le celebrazioni a Palazzo Madama, la presenza del presidente Mattarella. Oggi noi ne parliamo con i nostri ospiti, che sono Antonio De Poli, senatore e questore del Senato. Buonasera, senatore. Buonasera a voi. E Luigi Ciaurro, docente di diritto parlamentare e consigliere parlamentare. Buonasera anche a lei, professore. Buonasera a tutti. Questore De Poli. Questore è una parola importante, perché i questori del Senato sono quelli che regolano l'attività politica e anche amministrativa, il funzionamento della assemblea. Ecco, un incarico importante in questo 75esimo che segna una data importante. Ma sicuramente sì, e i questori sono come gli amministratori, il consiglio di amministrazione su un'azienda esterna, hanno la responsabilità di mantenere l'aula tranquilla, che si possa lavorare nel massimo delle cose da fare, altrettanto bilancio e tutta una serie di cose. Ma per venire ai 75 anni della nostra Costituzione, da una parte, che coincidono col 75esimo anniversario della prima seduta del Senato della Repubblica, quindi l'intreccio tra Costituzione e Senato proprio marca il tratto, vorrei dire, identitario della nostra storia, la storia poi dell'Italia. E vorrei dire democrazia, diritti, partecipazione e libertà. Queste mi piace dire come parole chiave della storia della nostra Italia. Poi, tra l'altro, l'emblema dell'Italia: sei libera, sii grande. Lo troviamo proprio qui in Senato della Repubblica, nella sala dipinta dal pittore senese Cesare Maccari. Quindi voglio dire, da qui passa proprio veramente la nostra storia, la nostra democrazia. Professor Ciaurro, lei insegna diritto parlamentare oltre ad essere consigliere del Senato, quindi ci può spiegare meglio questo Senato, che il 75esimo giustifica anche il fatto che dicevo prima, cioè che prima il Senato esisteva, ma anche prima della dittatura era un Senato comunque di nomina, era il re che nominava i senatori, come succede spesso nelle monarchie, e invece dal 48 cambia tutto. Torniamo all'8 maggio. Non sembri retorico da parte mia ringraziare sia la presidenza del Senato che i senatori questori per aver per la prima volta, a mia memoria, richiamato l'attenzione su una data molto importante, potremmo dire addirittura per tre ordini di motivi, nemmeno uno, ma per ben tre ordini di motivi sotto il profilo storico. Innanzitutto, già lei lo ha ricordato, l'8 maggio 1948 si sono riunite per la prima volta le prime Camere nella prima legislatura repubblicana. Il Senato aveva la novità che era composto da senatori eletti, a differenza del passato. Ma questa data perché non fu una data casuale? Perché era già vigente dal 1 gennaio l'articolo 61 della Costituzione, che stabilisce che la prima riunione delle nuove Camere, che viene fissata dal Capo dello Stato, deve aver luogo non oltre il 20° giorno dalle elezioni. Benissimo, le elezioni si erano svolte il 18 aprile, che è una data 1948, che è una data sin troppo ricordata nella nostra storiografia, quindi se facciamo i calcoli, dal 18 aprile all'8 maggio col bilancino sono proprio 20 giorni esatti e si cade pure di sabato. Questo indica una scelta precisa di De Nicola, che era il Presidente della Repubblica e controfirmante De Gasperi, di ricordare non per caso l'8 maggio 1848, perché l'8 maggio 1848, e questo è il secondo motivo per ricordare questa data, si sono riunite per la prima volta le Camere dello Statuto Albertino, le Camere Subalpine. Ma attenzione, c'è anche un terzo motivo
per cui questa data va ricordata. Lo Statuto Albertino, lo sappiamo, è stato emanato il 4 marzo 1848, ma conteneva una disposizione transitoria, all'articolo 82, per cui sarebbe entrato in vigore il giorno della data della prima riunione della Camera elettivo. Quindi l'8 maggio 1848 è anche la data in cui è entrato in vigore lo statuto albertino. Forse di tutte queste date ci eravamo dimenticati, di qui l'importanza dell'iniziativa di quest'anno. È bene ricordarlo. Allora torniamo a quei giorni con l'archivio Luce, vi faccio sentire proprio i preparativi in vista di questo importantissimo 8 maggio. Palazzo Madama si riapre alla vita democratica. Ora l'aula sta subendo gli ultimi ritocchi per ospitare il Senato elettivo che terrà la sua prima seduta l'8 maggio. Nuova trasformazione di questo antico palazzo romano, sorto su una torre degli Orsini, divenuto sede dal 400 del Banco Mediceo, rifatto nel 600 dal Cicoli. La sostanziosa biblioteca non lascia supporre che meno di un secolo fa dal balcone di questo palazzo si estraeva il lotto. Passata in archivio la retorica romanità di ieri, le storie del Senato romano che Cesare Maccari dipinse nell'88 tornano a raccontare gli antichi esempi. Attilio Regolo, l'incorruttibilità di Curio Dentato, la dignità coraggiosa di Papilio. I vecchi conoscono questi affreschi, li conosceranno anche i giovani che nel nuovo Senato vedranno un custode dei diritti del cittadino e della libertà della patria. Ecco, un palazzo Madama pieno di storia, senatore De Poli, che peraltro è visitabile ai cittadini, anzi fanno spesso la fila per venire a vedere le opere d'arte e anche il funzionamento delle nostre istituzioni. Sì, diciamo che Palazzo Madama è uno dei palazzi istituzionali più visti, che raccoglie due aspetti: da una parte la bellezza del palazzo, storia, tradizione che si trova all'interno, con i suoi affreschi e con tutti i suoi quadri e tutto quello che rappresenta, e dall'altra parte invece il nostro Senato della Repubblica, che dal 1871 viene spostato appunto prima da Torino, poi a Firenze, poi arriva a Roma. E quindi diciamo che nella storia troviamo anche tutto il percorso. Tra l'altro l'aula viene mantenuta così come era nella storia. Cambiamo solo il colore della tappezzeria, che dal cosiddetto azzurro di Savoia si è passati a un rosso porpora brillante. Ecco, diciamo, però ecco, tutta la struttura rimane quella storia. Credo che questo sia uno degli aspetti importanti nella visita che si percorre quando si entra a Palazzo Madama. Si va alla Sala Maccari con anche la bellezza dei dipinti che sono stati fatti, che ricorda appunto la storia, e poi si parte e si passa fino ad arrivare tra le varie sale, fino ad arrivare all'aula. Ha un percorso che fa rivivere a chi viene tutta la bellezza e la storia della politica e della democrazia della nostra Italia. Eh sì, assolutamente così, anche per noi cronisti parlamentari è sempre un grande piacere lavorare in Senato, perché è un luogo di lavoro affascinante sotto tutti i punti di vista. Professor Sciaurro, uno degli elementi di novità del nuovo Senato, che l'abbiamo detto era elettivo, è l'introduzione, che poi a più riprese è stata anche messa in discussione, dei senatori a vita, cioè dei cittadini di particolare lustro nelle varie categorie che il Presidente della Repubblica può nominare e tuttora nomina. Il Costituente ha voluto, per così dire, mantenere un residuo del precedente Senato e ha dato all'articolo 59 la possibilità al Presidente della Repubblica di nominare senatori a vita a 5 cittadini i quali abbiano illustrato la patria, ecco, è uno dei pochi articoli in cui si parla di patria, per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario. Abbiamo avuto illustri politici che evidentemente
si riteneva avessero degli altissimi meriti nel campo sociale, come scienziati, poeti come Trilussa e così via. Quindi è un'utile possibilità di un bagaglio di esperienze, pensiamo alla senatrice Segre in questo momento, che arricchisce la vita anche del consesso, che è evidentemente per lo più elettivo. Vi faccio ascoltare la voce della prima senatrice a vita nominata da Sandro Pertini nel 1982, e Camilla Ravera, ascoltiamo il suo messaggio alle nuove generazioni. Io i giovani ricordo questo e faccio sempre loro un augurio. Io non ci sarò nel 2000 quando incontreremo il 2000, ma io penso che voi dovrete salutare il 2000 almeno con questa sicurezza, che il disarmo generale nel mondo umano sta avvenendo. Senatore De Poli, dal 2000 sono passati altri 20 anni abbondanti e purtroppo l'augurio di Camilla Ravera non si è avverato. Noi viviamo ancora in un momento di grandi tensioni internazionali che naturalmente si riverberano anche sull'attività parlamentare. Però quest'anno c'è anche una novità importante, perché dallo scorso anno, per essere esatti, con la nuova legislatura, il Senato, così come la Camera, ha subito una dieta dimagrante. Sì, la modifica della Costituzione che è stata fatta nella scorsa legislatura ha portato a 400 deputati e 200 senatori, più chiaramente i senatori a vita. Ecco, credo che questa abbia un po' rivoluzionato i lavori parlamentari, perché tutti sono abituati a vedere il momento dell'aula, però la vita all'interno del Senato, come all'interno della Camera, è anche costellata da tutta una serie di riunioni all'interno in particolare delle commissioni parlamentari, dove chiaramente si istruisce, si lavora e si prepara la proposta di legge che deve andare poi all'approvazione chiaramente dell'Aula. E quindi questa riduzione di parlamentari, ad esempio al Senato abbiamo fatto anche la modifica del regolamento portando le commissioni da 14 a 10, proprio per rendere chiaramente, per dare la possibilità ai senatori e quindi a far sì che non ci sia un blocco per il fatto che non ci sono abbastanza persone da poter legiferare. Però ecco, volevo ricordare anche nell'occasione che il 75° anniversario della prima seduta del Senato della Repubblica abbiamo fatto anche una serie di iniziative, tra cui quella di una mostra importante che è a Palazzo Giustiniani, che chiuderà l'11 giugno, dove c'è l'originale della Costituzione italiana che viene normalmente conservato nell'archivio centrale di Stato, e la versione italiana e francese dello Statuto Albertino, che appunto arriva invece dall'archivio di Torino, e che noi andremo in un abbraccio ideale tra i 75 anni della prima seduta e, ricordo, i 150 anni di Manzoni, che è stato senatore di nomina regia. Mi piace ricordare questo aspetto. C'era un ragazzo che come me amava i Beatles e i Rolling Stones, girava il mondo, veniva dagli Stati Uniti d'America. Non era bello, ma accanto a sé aveva mille donne in sé. Cantava Help e Ticket to Ride, Oh Lady Jane, Oh Yesterday. Cantava Viva la libertà, ma ricevette una lettera. La sua chitarra mi regalò, fu richiamato in America. Stop con i Rolling Stones, stop con i Beatles, stop, m'ha detto va nel Vietnam e spara ai Vietcong. C'era un ragazzo che come me amava i Beatles e i Rolling Stones, girava il mondo ma poi finì a far la guerra nel Vietnam. Capelli lunghi non porta più, non
non suona la chitarra, ma uno strumento che sempre dà la stessa nota. Non ha più amici, non ha più fan, vede la gente cadere giù nel suo paese, non tornerà, adesso è morto nel Vietnam. Stop coi Rolling Stone, stop coi Beatles, stop, nel petto un cuore più non ha, ma due medaglie o tre. C'era un ragazzo, la famosa canzone di Gianni Morandi contro la guerra, che l'artista ha riproposto proprio nel corso della cerimonia a Palazzo Madama per i 75 anni del Senato della Repubblica, di cui stiamo parlando con Antonio De Poli e Luigi Ciaurro. Celebrazione su cui torneremo tra poco, ma prima vorrei chiedere al professor Ciaurro di spiegare ai nostri ascoltatori cos'è la autodichia, ossia il sistema di autoregolamentazione normativa e amministrativa che fa del Senato e ovviamente anche della Camera una sorta di città perfetta. Sì, lei ha usato una metafora appropriata per rendere l'idea, proprio per garantire la massima autonomia alle assemblee elettive che sono come tali rappresentative della sovranità popolare e che quindi debbono essere, per così dire, salvaguardate da qualsiasi, anche possibile, ipotetica e virtuale iniziativa di altri poteri. Le Camere, per Costituzione e per interpretazione anche della nostra Corte Costituzionale, godono di una serie di particolari autonomie in vari settori, ad esempio autonomie nel dettare le norme per la disciplina dei propri lavori, articolo 64 della Costituzione, oppure autonomia contabile per non essere assoggettata al controllo che potrebbe essere invasivo di altri poteri, e da ultimo anche autonomia che non deve destare troppo scandalo, ecco, come a volte avviene, autonomia anche dall'ordine giudiziario, ma non nel senso che i reati non vengono perseguiti, come a volte si viene polemizzando, no, autonomia nel senso, autonomia giurisdizionale, nel senso io sono un dipendente del Senato, se subisco un torto o un mancato pagamento non vado dal giudice civile ma vado dal giudice interno per evitare il rischio di invasione di altri poteri, ecco, non è una cosa scandalosa. E autonomia contabile nemmeno deve impressionare molto, perché evidentemente, qui abbiamo un questore che si è distinto per questo, i questori devono essere molto rigorosi nel far quadrare i conti anno per anno. E questo è certamente importante. Vi faccio sentire un estratto da un'altra data importante. Il 24 marzo del 2018 viene eletta Presidente del Senato Maria Elisabetta Alberti Casellati ed è la prima donna a ricoprire questa carica. Era una delle cariche mancanti per una donna nelle nostre istituzioni più alte. In questi anni il percorso si è certamente, come dire, accelerato. Sentiamo allora una breve clip dal suo discorso di insediamento. Perdonerete l'emozione, ma la scelta che avete compiuto eleggendo per la prima volta una donna alla presidenza di questa assemblea rappresenta per me una responsabilità che non posso celare dietro nessun preambolo di circostanza. Un onore, oltre che, come detto, una responsabilità che sento doveroso condividere proprio con tutte quelle donne che con le loro storie, azioni, esempio, impegno e coraggio hanno costruito l'Italia di oggi.
Ecco De Poli, è un percorso lungo anche quello della parità di genere. Nel 1948 il Senato era, non dico esclusivamente, ma ad alta prevalenza maschile. Poi nel corso degli anni le cose sono cambiate, mancava la presidenza e ci si è arrivati appunto nel 2018. Ricordiamo anche la prima presidente della Camera, Nilde Iotti, figura storica nel nostro Parlamento. Avremo poi la prima presidente della Corte Costituzionale, insomma, passi avanti. Sì, credo che giustamente ormai si è battuto anche quel muro che la storia ci aveva consegnato, quello che oggi le donne hanno la stessa parità, dovrebbero avere o hanno la stessa parità di noi uomini. Io sono per chiaramente questo avvenga in tutti i settori, tanto più nel settore politico istituzionale, e vediamo che sta avvenendo, l'ha appena citato lei, dalla Camera al Senato, alla Presidenza della Corte, alla Presidenza del Consiglio, con la Presidente Meloni. Vuol dire, ormai questo è un dato di fatto, che se ne è preso atto, ma gli stessi cittadini credo che lo vogliono anche tante volte con forza, e credo che questo sia un aspetto molto positivo di un'Italia che sta guardando in avanti e deve fare tutta una serie di percorsi importanti e fondamentali per essere al passo coi tempi. E tra l'altro vorrei ricordare in questo momento anche purtroppo quello che è avvenuto con l'alluvione in Emilia Romagna e le persone che ci hanno lasciato e i disastri che purtroppo il tempo ha fatto. Ecco, questo per dare solidarietà e attenzione a tutta quella popolazione. Certamente, professor Sciauro, ci ricordava prima De Poli di come il nuovo Senato necessariamente ha dovuto rivedere un po' il proprio regolamento e l'ordine dei lavori. Ecco, dal suo punto di vista di docente di diritto parlamentare, cosa è cambiato con questa che è apparsa a molti una novità, anche molto dibattuta, anche molto discussa, ma che ormai è realtà sia per la Camera che per il Senato? Ma guardi, la modifica, la revisione costituzionale che ha in una sola battuta ridotto del 36,5% la taglia dei parlamentari e delle due assemblee, che era la stessa dal 1963, quindi ormai si era consolidato un certo assetto anche numerico, non potrà non avere delle forti ripercussioni sul funzionamento concreto del Parlamento, che non è solo composto dalle due assemblee, ma da una molteplicità di organi di vario genere che occorre far funzionare. Il Senato, già con delle modifiche proprio sul finire della scorsa legislatura, il 20 luglio 2022, ha apportato un'ampia revisione, circa 65 articoli del proprio regolamento, proprio per iniziare l'attuale legislatura già con le lancette dell'orologio e le varie rondelle tutte sistemate. Io direi che c'è una differenza tra la Camera e il Senato in questa riduzione della taglia, chiamiamola così. La Camera è passata a 400 componenti, se pensiamo che prima della revisione il Senato ne aveva 315 più i 6-7 vitalizi, più o meno possiamo dire che non ha dei grossi problemi di funzionalità, che invece potrebbero esserci in Senato, perché 200 senatori sono molto pochi. Noi dobbiamo pensare che ci sono non solo 10 commissioni permanenti, ma anche le giunte, le commissioni bicamerali, le commissioni d'inchiesta. Quindi per far funzionare il mosaico operativo delle Camere, soprattutto per il Senato, non è questione di poco conto. Chiudiamo, senatore De Poli, con una nota di leggerezza. Abbiamo visto la festa, potremmo dire, no? Per i 75 anni nell'aula di Palazzo Madama, alla presenza, l'ho detto, del presidente Mattarella, delle alte cariche dello Stato, della presidente del Consiglio, ma insomma un po' sorpreso vedere Gianni Morandi, che certamente è una scelta coraggiosa, divertente se vogliamo, perché magari ci si poteva aspettare un concerto di musica classica, invece si è scelto una strada più popolare. Gianni Morandi rappresenta davvero tutti gli italiani, addirittura abbiamo visto appunto perfino Mattarella canticchiare motivetti allegri. Insomma, è stata una scelta intelligente, possiamo dirlo? Sì, ma sicuramente è stata una scelta che voleva far aprire il Senato alla gente, alle persone, alla popolazione,
e quindi si è fatto due aspetti diversi. Il 7 maggio si è svolto il concerto della banda Interforze, che erano protagonisti i grandi maestri come Verdi, Rossini, Morricone e Nicola Piovani. Dall'altra parte abbiamo voluto dare, dopo il convegno che abbiamo fatto parlando appunto della storia del Senato eccetera, dare anche un attimo di parvenza che questa casa è la casa degli italiani, è la casa che si apre. E quindi si apre a chi? Attraverso che cosa? Si è voluto dare un segnale diverso con Gianni Morandi. Credo che la scelta sia stata sicuramente felice, però credo giusta e corretta per dare questo segnale. Al 75esimo il Senato si apre a tutti i nostri cittadini, a tutte le persone della nostra Italia. E allora, ricordando che tutte le informazioni per la mostra a Palazzo Giustiniani e le modalità di accesso per visitare Palazzo Madama sono reperibili sul sito del Senato, siamo ai saluti sulle consuete note di Una Notte in Italia di Ivano Fossati, con cui ringrazio Antonio De Poli e Luigi Ciaurro per essere stati con noi, e la squadra del Pescatore, Paola Galanti, Giorgio Allegretti, il regista Luca Bernardini e il tecnico Andrea Di Marco. Trovate tutte le nostre puntate su Rai Play Sound e se volete scriverci, il pescatore di perle @rai.it. Da Carlo Albertazzi, un buon proseguimento di ascolto.